Continua la crescita qualitativa e quantitativa dell'associazione culturale L'Altra Italia, una straordinaria storia di successo dell'associazionismo italo-canadese. L'Altra Italia organizza eventi culturali promuovendo l'immagine dell'Italia moderna. Molto vivo il programma dei film contemporanei, L'Altra Italia che vengono presentati presso il Latif del Lighthouse, il palazzo del cinema di Corfù. Cerchiamo di portare in questa città l'Italia contemporanea. Il cinema ci dà una mano col cinema contemporaneo, ma anche eventi di enogastronomia, il teatro, il ballo, insomma tutto quello che in un certo senso è la cultura italiana cerchiamo di facilitare a portarla qua. E l'Altra Italia è anche una grande famiglia, perché in fondo sono soci che in un certo senso sostengono tutto quanto questo, sia sponsorizzando gli eventi, sia partecipando con una quota associativa. Uno dei momenti più belli dell'evento dell'Altra Italia è l'incontro sociale che precede la presentazione dei film italiani. Ci si riesce a conoscere, si parla, si ha un bicchiere di vino, un qualcosa da mangiare e ci ripeto, è quello il momento per me fondamentale del successo di questa associazione. Un'associazione nata molto omogenea ma che è diventata molto eterogenea. Prima erano solamente italiani giunti da poco a Toronto, adesso si è allargata a chi forse non ha neanche una goccia di sangue italiano, non parla l'italiano, ma piace essere, diciamo, in un gruppo in cui si fa cultura italiana. Quando abbiamo realizzato questo servizio è stato presentato un interessante film Basilicata Costa Costa del regista Rocky Papà. Basilicata Costa Costa è un, per me, un bellissimo film, è una commedia, un road show come lo chiamano, girato in una regione poco conosciuta ma bellissima che è la Basilicata. È una commedia musicale perché insomma c'è anche un interprete, due interpreti che sono come il regista Rocco Papaleo e Max Gazzè che sono anche dei musicisti e ha vinto anche il premio di Donatello proprio questa sera, insomma gli abbiamo, possiamo dire, portato anche un po' di fortuna e quindi sicuramente è un film che piacerà ai nostri soci e sono convinto che dovrebbe avere anche una distribuzione più vasta in Canada e noi ci auguriamo che L'Altra Italia sia trampolino per molti film italiani che possano trovare una distribuzione in questo paese. Enzo Di Mauro, Ital News Dazio.